Ciao a tutti, qui oggi per parlarvi della mia personalissima flop 5 dei Pearl Jam, band che, come sapete, mi sta molto a cuore. Come al solito cerco di prendere un po' da tanti album, piuttosto che prendere magari tutto dall'ultimo album. Ok, cominciamo subito. La prima l'avete vista, forse in anteprima, Johnny Guitar da Backspacer. Ne ho parlato con molti di voi sul canale. Ho scoperto che a qualcuno piace, però ricordo che quando, insomma, leggevo tutti i commenti di quell'album, tutte le recensioni, diciamo che la meno preferita è, insomma, anche oggi, quando riascolto spesso Backspacer, ma Johnny Guitar proprio no, la salto sempre, no, Johnny Guitar no. Questa copertina in realtà trae un po' in inganno, perché la canzone non è Given to Five, che è la mia preferita forse in assoluto, non solo dei Pearl Jam, ma è il lato B che è Pilot. Questa canzone non mi è mai piaciuta e considerando che quel periodo è il mio periodo preferito della band, così come Yield, che è un album che adoro, secondo me quella canzone è di una banalità impressionante. Like Pilot, I hate a dog. Secondo me è una canzone veramente terribile che potrebbe far parte, insomma, delle ultime produzioni dei Pearl Jam, ma a quel periodo, insomma, ci avevano abituato a ben altre cose, quindi Pilot no. Più o meno lo stesso discorso per cos'è? WMA, White Male American, che è una canzone, insomma, impegnata, se vogliamo, da un bel testo impegnato, però la salto sempre senza pietà e anche qui è una mia antipatia personale. Quando, insomma, guardiamo i Pearl Jam di quel periodo, erano quasi tutti capolavori, una canzone meglio dell'altra. Invece questa qui, anche a distanza di 30 anni, la skippo ancora oggi, quindi è una delle mie skip tracks preferite. Ho scelto questa. Quale, dici? Questa, quale? Comes and then Goes dell'ultimo album. Come si chiama? Non mi ricordo neanche più come si chiama. Niente, un album che a me non è piaciuto e che, insomma, ho rappresentato con questa canzone, ma avrei potuto prenderne altre. Questo è un simbolo perché è una ballad di 6 minuti, tutto uguale, di una noia, secondo me, terrificante. Non è male se si accorcia di un bel po', ma è di una noia terrificante, come secondo me tutta la seconda parte di Gigaton, ecco, mi è venuto il titolo, talmente mi piace quest'album. Insomma, ho preso questa, ma avrei potuto prenderne altre della parte conclusiva. Dulcis in fondo, insomma, non tanto, per Sleeping by Myself, questa volta è da Lightning Bolt. Questa canzone è, secondo me, bellissima in versione Eddie Vedder, perché è una canzone solo ukulele e voce a opera di Eddie Vedder, che ha voluto portare, come spesso fa ultimamente, purtroppo, full band. Se l'esperimento gli era riuscito con Can't Keep su Riot Act, secondo me è bellissima, sia, anzi forse più bella full band, questa qui secondo me full band proprio perde l'essenza della canzone e diventa un'altra cosa che è veramente brutta, se volete il mio parere, ma magari a voi piace. Comunque è una che skippo sempre senza pietà anche questa. Niente, queste erano le mie 5 preferenze, insomma, preferenze al contrario, non preferenze riguardo la carriera dei Pearl Jam. Voi fatemi sapere quali sono le canzoni che meno preferite della band e confrontiamoci, parliamo di musica come sempre. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, lo avete fatto? Fatelo, fatelo, fatelo. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Ciao a tutti, alla prossima!